Allora, dottore, il messaggio per questa apertura di anno giudiziario, qual è, al di là appunto del resoconto, ma comunque con quale auspicio? Guardi, oggi siamo qui per presentare le varie iniziative che andremo ad adottare. E come ogni anno, anche quest'anno noi faremo una pre-inaugurazione giorno 25, consisterà in due eventi, una alle 3:30 del pomeriggio presso l'Aula Calipari del Palazzo della Regione, dove il presidente Flick, come sapete, ex ministro, ex presidente della Corte Costituzionale, già rappresentante italiano nella Commissione europea dei diritti dell'uomo, magistrato e professore universitario, il presidente Flick introdurrà il tema i diritti umani. Questa prima parte del 25 sarà aperta a tutti. Chiunque sarà aperta alle istituzioni, naturalmente sarà aperta alle associazioni di volontariato sociale, sarà aperta alla società civile, anche alle scuole, e quindi chiunque intende potrà intervenire e interloquire. La sera poi alle 19:30 al dopolavoro ferroviario ci sarà uno spettacolo dal titolo Blowing in the Wind, racconto sui diritti umani, a cura dell'associazione culturale L'Amaca e col contributo della rete Civitas, che sarà appunto uno spettacolo, diciamo, musicale. Ci saranno dei brani di musica, ci saranno dei pezzi, delle letture e anche dei pezzi recitati, diciamo, degli intermezzi di recitativi. E poi il sabato mattina invece avremo l'inaugurazione ufficiale dell'anno giudiziario che terremo alla Scuola Allievi Carabinieri come ogni anno, perché invitando come sempre anche la società civile e le scuole che saranno largamente rappresentate, non possiamo farlo altrove per mancanza naturalmente di spazi. Ma il messaggio di questo nuovo anno giudiziario, ok, diritti umani, ma voi con quale auspicio, ecco, si parte per questo nuovo anno Ma giudiziario? Qual è il guardi, beh, messaggio, ecco, che sentite come esponenti è della magistratura? molto difficile condensare in un singolo messaggio, diciamo, un discorso molto complesso. Noi riteniamo che la risposta giudiziaria, pur tra mille difficoltà che voi tutti conoscete, carenze strutturali, dotazione scarsa di risorse materiali ed umane, malgrado tutto questo, la risposta giudiziaria è una risposta, crediamo, abbastanza forte soprattutto sulle tematiche più complesse che riguardano il territorio e sulle urgenze del territorio, ed è una risposta soprattutto che lascia, diciamo, intendere quella, come dire, maggiore consapevolezza da parte ci sembra, della società civile, di tutto quello che si sta facendo. Noi abbiamo, credo, come uffici giudiziari, lavorato per questo raccordo, fortemente per questo raccordo con la società civile. Crediamo che si stiano vedendo dei risultati, crediamo che da questo punto di vista sicuramente c'è una consapevolezza e un'attenzione molto maggiore del passato. Presidente, l'anno scorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario venne il ministro dell'Interno Sì. Minniti, c'era pure il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho. Quest'anno quali presenze sono annunciate? Quest'anno non avremo presenze governative, noi abbiamo naturalmente invitato tutti a partecipare, ma come voi sapete l'inaugurazione dell'anno giudiziario si svolge contemporaneamente in Tutta tutte le Italia. sedi di Corte d'Appello. Quindi naturalmente il nostro è sempre stato un invito a partecipare, ma siamo consapevoli dell'esigenza di rappresentanza di altre sedi e del territorio nazionale. Faremo un anno giudiziario, credo, con alte rappresentanze soprattutto delle forze dell'ordine, e ci sarà, come sempre, quello che io auspico, una forte partecipazione, come dire, delle varie componenti della nostra società. Grazie. Grazie. Grazie.